Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale, e anche in questo video andiamo avanti a parlare di sandbox. Vi avevo avvertito, sarebbe stata una cosa lunga. La comunità dei giocatori di ruolo, per la sua stessa natura, è molto propensa a inventare miti, storie e allegorie. E questo per certi versi è qualcosa di molto positivo, aiuta a scrivere storie migliori e quindi quest migliori. Diventa però un problema quando questo si estende anche agli strumenti fondamentali che i master devono usare per portare al tavolo queste storie. È bello creare miti, ma quando i miti ti impediscono di collaborare con i giocatori, la storia diventa tutt'altro che interessante. Questa settimana, quindi, voglio andare a concentrarmi sui veri e propri sistemi di credenze religiose che si sono venute a creare nel corso degli anni intorno a Sandbox. Ho sentito dire delle bestialità assurde, quindi dedicheremo questo intero video a confutare i principali miti che riguardano il Sandbox. Vedere le tecniche di masteraggio in un'ottica pseudo-religiosa è qualcosa che non bisognerebbe mai fare. Va a creare enormi problemi al master, lo manda in confusione, lo riempie di preconcetti e alla fine non fa altro che peggiorare il rendimento delle quest al tavolo. Quindi ho ritenuto importante dedicare un intero video solo a sfatare i miti. E cominciamo dal primo, e che ho sentito ripetere alla nausea, cioè che il sandbox sia il miglior modo di gestire una quest, o comunque il modo più puro per poter portare al tavolo il gioco di ruolo. Questa credenza deriva da un fatto molto semplice. Originariamente le prime campagne di giochi di ruolo, per la loro stessa natura, erano quasi tutte incentrate pesantemente sul sandbox. In realtà questo fatto, ne abbiamo parlato in un video insieme al capitano Andre, è qualcosa che ha a che fare con le origini del gioco di ruolo. Sviluppandosi dai giochi di strategia, per i giocatori originali, la presenza di una mappa su cui vedere gli spostamenti sul tavolo era qualcosa di dato per scontato. È per questo che le prime campagne utilizzavano pesantemente le mappe e l'esplorazione della mappa. Faceva parte del mindset dei giocatori originali. Ancora oggi, in effetti, se si vuole gestire una campagna che abbia come parte centrale aspetti di esplorazione, misteri geografici o anche proprio una vera e propria campagna militare, il sandbox è probabilmente lo strumento migliore per farlo. Il fatto però è che il gioco di ruolo si è evoluto e si è ampliato da quelli che erano i giochi originali. E tra l'altro è proprio questo il motivo per cui il sandbox è passato da essere la forma dominante di scrittura delle quest a essere una forma usata solo in alcuni casi. Il gioco di ruolo si è espanso, i temi e i concetti che possono essere portati al tavolo sono diventati diversi, maggiori, più complessi, diversificati, come preferite dirlo, ma comunque si sono dovuti sviluppare altri metodi per portarli al tavolo. Questo ha fatto perdere di influenza il sandbox. Quindi no, il sandbox non è l'unico modo corretto per giocare di ruolo o il gioco che i nostri padri volevano, il gioco di una volta, signora mia. È uno strumento che poi è stato affiancato da vari altri strumenti, ma non è né migliore né peggiore. Altro vero e proprio mito che più di una persona è pronto a difendere a spada tratta è quella che il Railroad e il Sandbox sono due concetti mutualmente esclusivi e normalmente, dopo averlo detto, comincerà a snocciolare una serie di motivi
per cui o l'uno o l'altro è intrinsecamente il metodo migliore e superiore. Questa convinzione nasce fondamentalmente dal non aver capito cosa siano in realtà veramente questi due elementi. Se non volete cadere anche voi nello stesso errore, vi lascio qua sopra la spiegazione di cos'è un railroad, perché ne faremo molti riferimenti in questo video, quindi andatevelo a recuperare. Ovviamente nella pratica non solo non esiste un metodo superiore a un altro, ma nella fattispecie sandbox e railroad sono due metodi che possono essere facilmente combinati tra loro in base alle esigenze della campagna. Già solo nella maggior parte delle campagne sandbox, per esempio, è molto frequente che i giocatori vengano lasciati liberi di girare come preferiscono per la mappa, ma quando arrivano in uno specifico punto, lì incontreranno una missione, un qualcosa. Comunque ci sarà una serie di eventi prestabiliti che loro dovranno superare per risolvere quella quest, e solo a quel punto potranno poi ritornare a esplorare liberamente. In pratica passano da sandbox a railroad per poi tornare a sandbox senza una reale soluzione di continuità. Ovviamente vale anche il discorso diametralmente contrario, cioè che in un sandbox non ci debba essere una trama, non ci debba essere un filo conduttore, tutto deve essere improvvisato sul momento. Lo stile del sandbox pone infatti molta enfasi sull'imprevedibilità di quello che accadrà durante la quest, dal fatto che i giocatori sono molto più liberi, quindi potrebbero prendere scelte totalmente inaspettate, ma anche sulla generazione di eventi randomici e altre cose prese da tabelle casuali. E c'è un ottimo motivo per questo, ne andremo a parlare più avanti. Ma questo non esclude che il sandbox possa avere una sua narrativa più lineare all'interno. Detto in parole più semplici, il fatto che i giocatori abbiano delle forti motivazioni interne non esclude che ai loro personaggi il master non possa dare anche delle motivazioni esterne. Ne abbiamo parlato in un altro video di cosa sono queste motivazioni, nel caso dobbiate andarlo a recuperare. Ma lo stesso identico discorso può essere fatto su tutti gli altri elementi del world building che abbiamo visto già anche nella scorsa stagione. Il fatto che il mondo sia coerente e verosimile in realtà rende più facile giustificare nuovi eventi o reagire a delle scelte inaspettate del party. Anche di questo abbiamo già parlato. In pratica, più lavoro di preparazione preliminare c'è, più sarà facile gestire il sandbox, e quindi è esattamente il contrario. Un sandbox non prevede la totale improvvisazione, prevede molta più preparazione di una quest più convenzionale. Su questo voglio spenderci qualche parola in più perché voglio che il concetto sia chiaro, perché l'ho visto troppo spesso espresso male o del tutto frainteso. Sandbox e Railroad sono semplicemente due metodi per la gestione della quest. Come ho già detto, nessuno è intrinsecamente migliore o peggiore dell'altro, e un buon master deve sapere quale usare in quale momento per rendere migliore la quest che sta masterando. Volendo fare un esempio, in questa quest i giocatori dovranno usare lo spadone sacro per uccidere il signore dei vampiri. Questi sono due classici punti dal Railroad. I giocatori si procurano l'oggetto, i giocatori usano l'oggetto contro il mostro, questo risolve la quest. Il master però potrebbe impostare le cose in modo tale che i giocatori all'inizio della quest non sappiano né dove si trova la spada né dove si trova il signore dei vampiri, e quindi dovranno esplorare una mappa o esplorare una zona per recuperare questi oggetti per poter poi risolvere il railroad. E la mappa che loro dovranno esplorare sarà invece impostata fortemente sullo stile del sandbox, con ogni casella corrisponderà a qualcosa,
Magari in alcune di queste caselle ci saranno elementi che vengono selezionati casualmente, ma altre conterranno delle vere e proprie quest che serviranno ai giocatori a dare informazioni su lo spadone che stanno cercando o il vampiro che stanno cercando. O magari conterranno delle altre quest lineari che non hanno a che vedere con la loro trama principale, ma potrebbero riguardare le trame dei singoli giocatori, per riallacciarsi al discorso del fatto che non è detto che i giocatori non abbiano motivazioni. Allo stesso modo, un master potrebbe generare da una tabella casuale che in quella specifica casella di fiume c'è un ponte che è sorvegliato dal troll e il troll richiede un pedaggio. Se i giocatori pagheranno il pedaggio o uccideranno il troll, fine, quello sarà stato il loro incontro di quel giorno. Ma se i giocatori passeranno il fiume in un altro punto o inganneranno il troll, comunque lasceranno il troll vivo senza aver pagato il pedaggio, il master potrebbe decidere che allora il troll cercherà vendetta e se lo ritroveranno più avanti come nemico in un altro punto della mappa. L'elemento casuale tipico del sandbox è stato preso ed è stato incorporato in un evento scriptato successivo, cioè il ritorno del nemico, che è una classica cosa che succede nello stile del Railroad. Oltre a tutto questo, il master potrebbe chiedere ai giocatori di presentare dei retroscena, anche di questo abbiamo già parlato in un video precedente. E quindi quegli elementi verranno poi integrati nella mappa, anche se non sono stati scritti dal master, ma scritti dai giocatori, quelli sono comunque elementi che vengono forzati sulla storia e quindi sono elementi di Railroad. E tutti questi elementi che ho citato per ora, in realtà, probabilmente per molti di voi sono situazioni molto normali, se non proprio banali, appunto perché elementi di Railroad e Sandbox vengono continuamente mischiati all'interno di una singola quest, senza che questo vada a interferire. Anzi, a seconda della situazione, un elemento può migliorare la situazione, o al contrario, sbagliare a usare l'elemento potrebbe peggiorarla. Vedremo anche quando usare ogni singolo elemento in video successivi. Però ci tengo a precisare che questa dicotomia tra Railroad e Sandbox è puramente artificiale, messa in giro da gente che non sa cosa significano le parole, semplicemente. Probabilmente ci sarebbero ancora un sacco di altri miti da sfatare sul Sandbox, ma credo che questo video io abbia già fatto durare abbastanza le mie lamentele, quindi per questa settimana la finiamo qui. Adesso comunque, come sempre, la parola sta a voi. Scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri miti sul sandbox, cos'è che a voi hanno raccontato e soprattutto cosa si è rivelato totalmente falso. E ovviamente scrivete anche eventuali domande, dubbi, perplessità. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate il link per il server Discord e il gruppo Telegram del MasterKai, dove trovate anche persone interessanti che parlano di cose poco interessanti. Io sono il MasterKai e noi ci vediamo nel prossimo video.